Mi vuoi bene è il singolo tratto dal terzo album dei Baciamo le Mani, Cardio Tonic. Il nome dell'album del gruppo Ebleo fa riferimento non soltanto ad una improbabile bevanda cardioenergetica, ma ad una palestra per facili emozioni, veleno ed antidoto per il vuoto da cui l'uomo del terzo millennio ama farsi risucchiare. Dopo quasi 10 anni di attività, con 2 dischi e numerosi tour all'estero, i Baciamo le Mani sono tornati a casa, alle origini, facendosi trascinare lentamente nei ritmi e nelle abitudini provinciali, prendendo spunto dai suoi piccoli drammi quotidiani d'appartamento. Ecco perché hanno voluto registrare il videoclip del nuovo singolo in provincia di Ragusa, utilizzando anche i nostri studi televisivi. Mi vuoi bene vuole essere un ritratto d'appartamento in cui la società liquida raggiunge il culmine del consumismo umano. Lo spiega ai nostri microfoni il batterista dei Baciamo le Mani, Marco Questella. È un disco partorito dopo tanti anni, dopo tanti viaggi abbiamo scelto di fermarci e di osservare un pochettino quelle che erano le realtà del nostro territorio, ma più altro della nostra vita quotidiana. Noi abbiamo sempre raccontato di storie, abbiamo parlato della Sicilia, delle tradizioni. In questo disco abbiamo parlato di quelle che sono le nostre abitudini, fondamentalmente, delle nostre preoccupazioni, cose molto pragmatiche, molto reali, cioè diciamo di quelli che potrebbero essere realtà e problemi quotidiani che viviamo quotidianamente un po' tutti. Quindi abbiamo avuto l'esigenza di scrivere, di mettere a musica, diciamo, delle esperienze nuove e anche con un modo anche diverso di intendere anche il nostro sound, il nostro modo di suonare. Ci sono due persone che tendenzialmente in questo disco hanno fatto gran parte del lavoro, anche se è un lavoro che viene fatto di gruppo sempre, al di là del testo c'è tutto un lavoro fatto di studio, di suoni, di ricerca musicale e ci sono state anche delle innovazioni sotto un punto di vista strumentale dove magari abbiamo abbandonato un po' la fisarmonica tradizionale siciliana, abbiamo inserito degli elementi un po' più elettronici in questo nuovo disco. Il video, che ad appena 48 ore dall'uscita ha registrato oltre 3.000 visualizzazioni su YouTube, si avvia a raggiungere traguardi da record.